Oggi, 1 maggio 2021, CGIL, CISL e UIL hanno celebrato la festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori con un presidio in piazza di Signore Vicenza. Le regole anti-Covid non ci hanno permesso di fare festa, ma il 1 maggio è da sempre anche la giornata in cui riusciamo a manifestare contro la centralità del lavoro, perché debba essere la peculiarità su cui rigenerare società ed economia, ha scritto in una nota alla Triplice. Un sindacato confederale, prosegue il comunicato di annuncio della celebrazione, si deve anche preoccupare di lavorare per costruire quella coesione sociale così utile al Paese e ai lavoratori. E crediamo di doverlo fare insieme a tutti i soggetti politici e sociali del territorio, chiedendo che le vaccinazioni proseguano velocemente per tutti, con precedenza le persone fragili ed in base all'età, chiedendo risposte occupazionali per i giovani, le donne e quanti non hanno più un lavoro, chiedendo tutele e diritti per i lavoratori precari, chiedendo misure e investimenti affinché infortuni e morti sul lavoro non scandiscano più i nostri comunicati, chiedendo investimenti perché le produzioni non inquinino l'ambiente e non facciano ammalare le persone. A tal proposito, proseguono CGIL, CISL e UIL, e per tornare a noi chiediamo anche la bonifica del sito contaminato della Miteni e che il processo iniziato faccia luce sulle responsabilità del disastro provocato dal FASSA, chiedendo chiare regole sulla rappresentanza che non diano titolarità e rappresentanze sindacali datoriali di comodo, chiedendo conciliazione tra lavoro e vita e pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, chiedendo una riforma fiscale che faccia pagare le tasse a chi non le paga e le riduca ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, per garantire la riduzione delle disuguaglianze di reddito e ricchezza, chiedendo che tutti i lavoratori abbiano uguali ammortizzatori sociali, chiedendo investimenti per una sanità ed una scuola pubblica universali e di qualità. Crediamo, conclude la nota di CGIL, CISL e UIL, sia utile appellarsi tutti insieme alla politica, al mondo di impresa, al tessuto sociale e istituzionale, affinché il nostro lavoro possa essere il lavoro di tutti e possa servire a ricostruire quel tessuto economico e sociale compatibile con i bisogni delle donne e degli uomini e dell'ambiente che ha generato la nostra cultura. Ci attendono anche qui a Vicenza anni di impegno comune. Buon 1° maggio a tutti!